La croce, che sapete bene per quale motivo si dice, dunque battere moneta l'avete visto, perché è testa o croce, perché su un lato la grande produzione delle monete medievali presenta la croce, in quanto il tasso di analfabetizzazione era così alto che il simbolismo, l'iconografia era determinante, quindi la croce sulla moneta rappresentava il simbolo della cristianità. E qui, se vedete, è una croce potenziata, non come molti confondono, anche se questa è stata una struttura templare, non è la croce dei templari, sono i templari che hanno utilizzato questo tipo di iconografia, questo tipo di moda preesistente, esatto, che era già preesistente, ma non è riferita ai templari, è una croce potenziata o patente, che dir si voglia, tant'è che su un doppio tornese d'argento di Filippo il Bello c'è la... Quello che fece bruciare i templari? Esatto, c'è la stessa croce, quindi non può essere la croce dei templari, certamente. Ecco, è evidente. Sull'altro lato vedete c'è il busto di San Lorenzo, perché San Lorenzo è il patrono di Viterbo, e quindi per chi sapeva leggere, pochissimi, c'è appunto scritto S. Laurenti attorno a questo volto, questo busto, e sull'altro di puntato Viterbio, quindi la zecca che ha battuto moneta, che ha avuto l'autorità di poterla battere. Anche Montefiascone però. Anche Montefiascone. Adesso sostituiamo, sostituendo i coni, che si vedete perché si chiamano coni, sono in acciaio, e chiaramente hanno l'immagine al negativo. Se io devo avere una moneta e devo scrivere il mio nome, non posso scrivere Marco, dovrò scrivere Ocran, che sul dritto verrà appunto il mio nome. Sì, poi arriveranno. Ecco qua, serve molta meno forza, chiaramente, essendo piombo, riesce anche un ragazzino a coniarla. E questo è il risultato. Le chiavi in palo. Memoria, messaggio che arriva dal famoso conclave durato ben 33 mesi. Ah, quello del cum clave. Esatto, perché le chiavi in palo stanno a significare appunto clausit cum clave, perché i viterbesi per primi hanno battuto la moneta in sede vacante. Sull'altro la croce, come dicevamo, e il nome del Papa, Benedetto XII. Questa moneta è grosso, era più grande, questa è a modulo ancora più ingrandito chiaramente dall'originale. È stata coniata presso la rocca di Montefiascone, dove la zecca viterbese era stata trasferita. Ma quindi in piombo potevano falsificarle? Il piombo no. Io lo porto il piombo, l'ho detto, non è metallo, perché è malleabile, Per dare una dimostrazione pratica ai ragazzini. Altrimenti che no. Oggi sono molto abili con smartphone, tecnologie e quant'altro, ma hanno perso la capacità di rendersi conto che con le mani si potevano fare delle cose, e oggi è dimostrabile che cosa era possibile. Le acciaio, è un acciaio specifico, e quello che vedete a vederlo fare sembra facilissimo, ma vi assicuro che è il frutto di 20 anni di esperienza. Perché con l'amico Renzo in viaggio, con il quale abbiamo iniziato ormai oltre 20 anni fa questo tipo di cosa, di insuccessi ne abbiamo collezionati molti, ci sono spaccati i coni, si sono fusi, si sono attaccati, non si smontavano più, successe molte cose, quindi quello che vedete fare con una certa facilità non è così facilmente replicabile. Aspetta, anche perché che... l'uomo perde la memoria delle cose che poi deve recuperare. Esatto, deve recuperare con l'esperienza. Thank you.
piace da più uno. Infatti ora mi vado all'interno perché ecco, questa è la cosa più importante a livello diciamo internazionale, perché ho avuto la possibilità con un tempo così brillante per replicare la prima paga delle guardie svizzere, che nella via concessi a Giulio II per costituire il primo trappello di Guardia Svizzera, e dopo 500 anni ho replicato questa cosa. Infatti qui c'è questo disegno che io ho creato con l'emblema di Giulio II e Papa Benedetto XVI. Solo che ora bisogna toglierlo da qui, paura che si bagna. E questi sono alcuni oggetti che ho replicato con le dicevamo, insomma, questo è il cavallo di Amatrice, come dicevo appunto, il cavallino Fidelis Amatrix, perché Ferdinando d'Aragona nel 1400 gratifica la città di Amatrice, che era stata lui appunto fedele nella lotta contro gli Angioini. E sull'altro lato infatti c'è il busto di Ferdinando d'Aragona, eccolo. Poi ecco, ci sono degli oggetti con gli orecchini, queste sono Viterbi. Hai tutte e due le... Sì, certo, dritto e rovescio insieme. Quando ci rivedi come funziona? No, è una volta sola, no? Da sotto e un'altra da sotto. C'è il conio da martello, che è quello sopra, e il conio da incudine. Quindi con un colpo solo si conia la moneta, esattamente come avveniva in Lidia ben nel VII secolo a.C. Iniziata lì la produzione della moneta battuta. Sì. Qui da noi gli etruschi romani facevano anche i fusi, quindi ci sono monete fuse al posto di quelle coniate. Poi si faceva anche simbolo templare, questo è quello. Questi sono i viterbini. Questi sono due viterbini, sì, cioè il San Lorenzo e la croce. Ah, se lo sull'altro lato. Dai, che con notizie storiche. Quindi, se volete apporre le vostre firme, con piacere. Comincio da qua? Sì. La firma mia così o ti serve? Anche la specifica se scrivo qua.
Mauro, immagino che ha già messo un po' di firme, poi diventa eccessiva. No, eccessiva non è mai, perché è come l'amicizia, più passa il tempo più rimane insomma forte, normale. Poi c'è l'intesa, l'intendimento, le cose insomma che non si possono mascherare. Ci ho fatto bene a guardare quella foto. Sì, sì, eh.